ήταν όλα πάρα τα παιχνίδια. Είναι ο βεστίος, είναι τον καραντίνο, η μέρα. Και ο πήρε ο τελέφωνο, πρώτο, σώσο κάτι. Μη μήνα σε ένα τσόμινο, άντε σε έρθει ο ρεακτιονάριο, δεν ξέρω με. Με κουριοσιτά, βάζουνε στον λογκάρο, μετά που πάει λιμπράκι. Τσόμινο, εντεκτήσαμε πάλι. Σου λέει τι σας σημαίνει να με, τι είπε πάνω σαν πατανάκι, μου λέει τι σας από μόνο. Πήρε στον λογκάρο, τι είπε. Έλα, πού με φάσα από τον λογκάρο. Αντέσω, λιμπέρο, σημείνε. Ακή μη λιβώ. Ai partiti. Io sono qualche amico nella legge. Non riesco a convertirlo, però bravo professore. E lui cerca. Quando ho visto sul giornale, dico, io l'ho letto solo metà l'articolo. La Lega porta i migliori in Africa. Gli ho telefonato. E il professore. Mi siete convertiti la Lega e mai aiutate i poveri. A tutto il mondo arriva una cosa. Posto di blocco. Lei chi è? Senatore Lucci. Ah sì. Scusi, fa sapere da un altro 12 milioni, 20 milioni di euro. E siccome è qui, l'ex tesoriere della Margherita. Oh, porca miseria. Anche lì chiamarsi Margherita. Io quando ero un ragazzino, sai come ragazzi, trovavo una Margherita, ti amo, ti amo, ti amo. Non ti amo. E si vede che anche lì la Margherita ti amo, non ti amo. Ma che cosa? E' il modo da io, tutto in regola. Siccome noi italiani siamo popolo, interrogatori, scienziati, poeti, santi, eroi, e inventiamo sempre qualcosa di nuovo nel mondo. E Ruggeri aveva già imparato da un mio amico Ligure, quando era ministro qualche anno fa. A Roma, da un bel poggiolo, dice, moglie, guarda che bel appartamento. Si vede il Colosseo. Allora, poi fa, cara moglie, sarà dura pagare il mutuo. C'è un tirapiedi del ministro che dice, eccellenza, non si preoccupi. Ieri sera è passato uno. Ammonato di 900.000 euro. Ecco quello italiano che crea. Il ministro Scajola che dice a mia insaputa lo querelo. Ma vedete? E allora, è Ruggeri, come? Il segretario di un tesoriere? Io non so niente, a mia insaputa lo querelo. E andiamo avanti con te. Adesso vedete, ogni giorno la Lombardia, adesso siete gemellati. Con Lazio, no? Non so, questo titolo che... E pensate che partendo da anni che il formicone ha fatto il volo di castità. Io l'altro giorno gli ho detto, bravo, lui ha fatto il voto in Cassità, a Milano, in Europa, in Italia, e va a scopare perché in Sud America paga da poco. Mi rendete conto quello che avviene, proprio appunto, il penale, compagno. Io quando sono Lombardia, io non sono Bernardi, ti si è detto Don Carlo che sei proprio un nome appropriato. Sei proprio pena. Io mi ricordo tanti anni fa, una pena, tanti anni fa vado a cena la sera con un compagno della Federazione a Genova. Parlo di 30 anni fa.
siamo lì a cena, non ammetto la del centro storico, lui mentre si siede fa così, oh, me la regala, no guarda, ti rendi conto la pena del mio ufficio di federazione San Leonardo, ma una pena. E dice, allora la porti domani? No, ha voluto tornare in sessione di federazione, ha chiamato il guardiano, ha riportato la pena nel suo ufficio in federazione. Mi sembra che qualcosa è cambiato. E via via, ho visto un titolo che la Polverini la chiama Formigini. E Formigone lo chiama Polveroni. E noi vedi che meno male che abbiamo ancora la capacità di ridere. Allora vi rendete conto di questa realtà in cui siamo. E allora vi dico solo il mio amico compagno, anche se non era, anzi era anticomunista, ma scritto un mese prima di morire. Ciao Gallo, so che ogni tanto mi ricordo. Prima parte dell'Espresso. 2003. Giorgio Conte. Titolo. Per dire come vedeva lui l'Italia del 2003. Io non ho tolto, non ho aggiunto niente, è andata all'archivio. Dico, il fascismo perenne è in libero uscito. Entra nel merito dell'economia e poi descrive il paese. Voi vedete se oggi è così. Brevemente. A cicli. La società dell'uomo si prende le sue vacanze dalla legge e dalle tradizioni civili, dalle discipline e dall'educazione. E allora i neri di tutte le specie corrono al loro salto. Ecco l'Italia, infamia, diffamazione, ricatto. L'ultima volta di la piccola che dice a Berlusconi, mi è costato 500 euro prendere le fotografie per il caso dell'appartamento di Fini. Oggi, infame, diffamazione, ricatto, l'Italia presso per anni, irrompono un monterrente nel mondo. I ladri si vantano di essere. I servitori infedeli dello Stato mostrano con orgoglio le prove dei loro tradimenti. I servi non hanno più limiti nella punizione. Gli onesti quasi si vergognano di essere, gli esitanti sciolgono gli ormeggi, si precipitano nel brano. Perché gli conviene? Sì, certo, ma anche perché gli piace. Il fascismo che viene in croce, siamo un po' tutti, vedete, inadempienti. Cominciamo a partire dalla nostra responsabilità, perché la democrazia bisogna ricostruirla, e da dove si comincia nelle case. Perché abbiamo perso tutto, vi faccio un breve sketch. Che cos'è le nostre famiglie? Ormai fiaccate. Da anni il consumismo di Berlusconi, una famiglia normale, quarantenne, a moglie e due bambini. Alla mattina si alza. Moglie, dove va la cravatta? Grida con uno sesso. Oggi devo andare al direttore, la cravatta con i punti, grida, va per fare al banco, sei bambini, fuori dalle parti e papà deve andare a lavorare. E così non potrebbe cominciare, e si vede Giulia alla moglie. Sai lì che lo becco la cravatta? A proposito, quanti anni è che si è sposato? 13, voglio essere sincero,